Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio. Vi racconterò quanto ha fatto il Signore per l'anima mia. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Subito dopo la narrazione dell'Annunciazione, l'Evangelista Luca ci guida dietro i passi della Vergine di Nazareth verso una città di Giuda. Secondo gli studiosi, questa città dovrebbe essere l'odierna Ein Karim, situata tra le montagne, non lontano da Gerusalemme. Maria vi giunse in fretta per far visita ad Elisabetta, suo parente. Il motivo della visita va cercato anche nel fatto che durante l'Annunciazione Gabriele aveva nominato in modo significativo Elisabetta, che in età avanzata aveva concepito dal marito Zaccaria un figlio, per la potenza di Dio. Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Il messaggero divino si era richiamato all'evento compiutosi in Elisabetta per rispondere alla domanda di Maria: «Come avverrà questo? Non conosco uomo». Ecco, questo avverrà proprio per la potenza dell'Altissimo, come e ancor più che nel caso di Elisabetta. Maria dunque, sollecitata dalla carità, si reca nella casa della sua parente. Quando vi entra, Elisabetta, nel rispondere al suo saluto, sentendo sussultare il bambino nel proprio grembo, piena di Spirito Santo, a sua volta saluta Maria, a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Questa esclamazione o acclamazione di Elisabetta sarebbe poi entrata nell'Ave Maria come continuazione del saluto dell'angelo, divenendo così una delle più frequenti preghiere della Chiesa. Ancor più significative sono le parole di Elisabetta nella domanda che segue: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Elisabetta rende testimonianza a Maria, riconosce e proclama che davanti a lei sta la madre del Signore, la madre del Messia. A questa testimonianza partecipa anche il figlio che Elisabetta porta in seno. «Il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo». Il bambino è il futuro Giovanni Battista, che sul Giordano indicherà in Gesù il Messia. Nel saluto di Elisabetta ogni parola è densa di significato e, tuttavia, ciò che si dice alla fine sembra essere di fondamentale importanza.
e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole si possono affiancare all'appellativo piena di grazia del saluto dell'angelo. Nel testo si rivela un essenziale contenuto mariologico, cioè la verità su Maria, che è diventata realmente presente nel mistero di Cristo proprio perché ha creduto. La pienezza di grazia annunciata dall'angelo significa il dono di Dio stesso. La fede di Maria, proclamata da Elisabetta nella Visitazione, indica come la Vergine di Nazaret abbia risposto a questo dono.